Il sindaco di Taranto Rinaldo Menucci ha abbandonato ufficialmente il PD con un comunicato molto poetico, capace di prendere per culo solo gli stolti. Ha parlato di una ricerca di una nuova strada, spinto da valori, da motivazioni, alla ricerca di una nuova energia. Caro Menucci, di la verità, tu sei stato fatto fuori dal PD, non conti più niente nel PD, hai paura di non trovare più poltrone una volta che il tuo mandato da sindaco sarà finito, e allora ti stai cercando una nuova formazione politica, vuoi approdare ad Italia Viva, cosa che probabilmente avverrà, ma forse anche qui hai sbagliato i calcoli, perché in Italia Viva c'è un volpone che è Renzi a livello nazionale e un volpone a livello locale che è Stellato, e tu anche lì sarai stritolato. Ti devi rassegnare, Rinaldo Menucci, quella tua stella che solo fortunatamente per una botta di culo è nata e ti ha fatto diventare sindaco, si sta spegnendo inevitabilmente e inesorabilmente. Tu hai parlato di valori, ma quali valori, di quali valori parli? Perché tu hai imbarcato di nuovo quei soggetti che ti avevano tradito, che avevano decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale. Tu hai imbarcato di nuovo Stellato, La Casula, Brisci, quelli che tu ed Emiliano avevate definito traditori, i 17, compresi quei tre. Ma di cosa stai parlando? Non fare il poeta, non raccontare più favole, piuttosto pensa ai problemi della città. Tu oramai sei un sindaco assente, il tuo obiettivo ora è solo trovare una poltrona su cui sedersi, su cui appoggiare il culo politicamente. Pensa alla città che è ridotta a una latrina, sei stato eletto, devi governare, vieni pagato per governare e cerca di essere presente in consiglio comunale, invece di essere quasi sempre assente. Oramai politicamente sei un sindaco fallito, ma anche come soggetto politico sei fallito. Il tuo astro, la tua figura si è spenta e stai cercando all'ultimo momento di salvarti facendo l'ennesimo salto della quaglia. Chissà, magari in futuro un Rinaldo Menucci che si avvicina al centro guardante, al centrodestra. Per uno che cerca di accaparrarsi poltrone, tutto è possibile.